Siamo in diretta? Buonasera a tutti. Ah, fammi togliere questo cappello. Il mio cappello che mi ha regalato un'amica studentessa della scuola di coaching energetico. Allora, ci siamo? Vediamo, come si fa a vedere se c'è qualcuno in diretta? Ma mi ero dimenticato che qua era un casino. Va bene, vado a vedere come se fossi un utente e qua benissimo, non mi compare. Ma dove sto in diretta? Madonna santa, è un casino. Sto Facebook Live ha cambiato qualcosa ed è diventato un casino semplicemente perché non ti genera il link della diretta finché non parti. Ecco qua. Allora, sulla fanpage ci siamo e vedo che c'è Gaetana ed Elena, le prime due, e c'è anche un cuoricino. Chi me l'ha messo questo cuoricino? Vediamo. Anna Maria, che dolce, mi ha messo il cuoricino. Ciao Birba Giusi, da quanto tempo non ci vediamo? Da quanto tempo? Mi ricordo che ci siamo incontrati live. Angela Gangemi, allora ditemi una cosa, datemi un feedback. Mi sentite bene? Perché io sto. Ah, vabbè, a voi arriva un pochino in ritardo. Va bene. Ciao Francesco! Vedo che c'è anche il nostro mitico San Francesco d'Achini. Mi dite. Ah, che figata la trascrizione, là, come si chiama? Ah, oddio, le scritte in sovraimpressione. Cioè, azzecca veramente tutto quello che dico. Wow, fantastico. Laura Lipot, un'altra che mi manca tantissimo. Mamma mia, ragazzi, questo fatto che non ci si vede più dal vivo è una cosa tremenda. Cioè, per me è proprio soffro, soffro. Infatti, perlomeno ci stanno ste Zoom, come ne faremo alla fine della settimana, che danno un pochino l'impressione. Anche queste dirette, però qui sono solo io. Invece, quando siamo tutti nella sala conferenze di Zoom c'è diciamo, c'è un'interazione, insomma, sembra quasi di essere dal vivo. Ciao Francesca Armanapica, ciao Maria Coda. Maria Coda, penso che noi non ci siamo ancora mai visti da vicino, giusto? O sì? Chi lo sa? Però il nome mi è nuovo. Serena, mitica delle piane. Siete tutti venuti a trovarci dal vivo, quanto siete belli. Quanto vi stimo. Tiziana Gianolli, saluti anche a te. Allora, ragazzi, mi date un feedback su come si sente l'audio? Perché io sto usando questo microfono, ma ho la sensazione che forse l'audio non se lo sta prendendo dal microfono. Fammi vedere. Allora, intanto mo clicco qua sopra così vedo. Vediamo che succede se faccio così. Non bisognerebbe mai toccare le cose che, grazie a Dio, vanno bene. E infatti qua non vedo più la chat. Vabbè, benissimo. Vabbè. E non mi esce più la chat. Ma perché Facebook non fa questo oggi? Va bene. Allora, sarebbe molto carino se condividessimo questo link che adesso è uscito. Adesso lo faccio io e lo metto nel gruppo di Ricchezza Vera. Se qualcuno tipo Roberto oppure Anna Maria oppure qualcun altro che mi sente lo vuole condividere anche nel gruppo di coaching energetico, è cosa buona e giusta. Perché vedo che non era uscito automaticamente. Cioè, praticamente il link non ti esce finché non vai in diretta. E tu come fai a condividerlo nei gruppi? Vabbè, cose di pazzi. Intanto però non vedo manco più la chat. Perfetto. Risolviamo un attimo queste cosine qui tecniche e poi andiamo avanti. Eccola, mi sono perso tutta la chat. Mi sono Ok, tutto ok per audio, sì, si sente bene, ottimo. Mabelita Mabel. C'era una Mabel un tempo che è venuta pure al nostro corso, ma non so se sei la stessa. Non dico il cognome perché magari me lo ricordo, però non magari lo Se hai usato questo pseudonimo non vuoi essere riconosciuto, quindi non lo dico. Va bene. Allora, io voglio trovare soltanto un attimo pace col fatto della chat, perché voglio interagire. Non mi piace questo fatto che Facebook non mi faccia vedere la chat se non le ultime quattro cose scritte. Perché c'è qualcuno che ha fatto la domanda e me la so stata. Ah,
Eccola qua, sono riuscito a farlo. Oh, benissimo, allora controllo un secondo che non mi sono saltato niente di super importante, no? Vabbè, ti saluti e cose belle. Va bene, sì, Mabel sei tu, allora non diciamo il tuo cognome, ma sei l'unica Mabel che conosco, quindi va bene. Allora, che dite ragazzi, vogliamo iniziare perché già sono le 18.04 e con le prove tecniche siamo... abbiamo già fatto tutto. Non è che voglia trattenervi troppo tempo, vi dico la verità, io questo intervento che volevo fare è soltanto, diciamo, una breve spiegazione di quello che è successo. Cioè, praticamente, Anna Maria ci siamo, cioè, perché poi non vi ho dato un grande preavviso prima di arrivare qui, in questa live, cioè, perché abbiamo fatto questa live così improvvisa che non... Ah, ma io la chat la vedo pure da qua. Vabbè, fantastico. Ok, scusate. Perché abbiamo fatto questa live così all'improvviso, che dalla mattina alla sera che vi dico tutto? Perché stamattina, un'oretta prima di mandarvi la mail, mi sono sentito con Anna Maria. Anna Maria ha detto che ha ricevuto delle informazioni, che vuole fare un lavoro energetico, eccetera. Allora, ci siamo messi, veramente ormai è fantastico perché... Pur stando lontani, perché Anna Maria adesso non so se lo sapete, sta in Romania. Comunque, pur stando lontani, c'è un'intesa ormai su queste cose qui dei nostri progetti che è rapidissima. Cioè, praticamente è come se stessimo l'uno nella testa dell'altro, subito ci capiamo al volo e riusciamo a progettare le cose in modo estremamente rapido e veloce. Quindi praticamente stamattina abbiamo dato anche uno sguardo alle date, perché l'era arrivata una data che poiché adesso ci sta, siamo nel 3/11/2020, tra breve ci saranno dei portali, poi ve ne parlerà magari lei nelle prossime dirette che farà, una domani e un'altra, secondo me, della Genova. Vabbè, comunque ve l'ho scritto. Quindi bisogna fare qualche lavoro energetico. In questo momento c'è un lavoro energetico che a me sta più a cuore di tutti, che secondo me era parecchio tempo che lo volevo fare, poi ho colto la palla al balzo quando Anna Maria ha detto che voleva fare questa iniziativa in diretta, e questo lavoro energetico riguardava la libertà. Perché io sto soffrendo molto, come penso ognuno di noi, questa privazione, anche se dicono momentanea, della libertà. Cioè, io vabbè, penso che già su questo siamo tutti molto ben sintonizzati. Se seguite Ricchezza Vera, siamo tutti d'accordo che se diciamo rinunciare alla libertà per avere la sicurezza non va bene, perché chiaramente si perde quello e quello. Rinunciare alla libertà per denaro, perché magari ci paga lo Stato, ma quando mai? Vabbè, però diciamo facciamo pure l'ipotesi che ci paga per stare a casa, è comunque una rinuncia alla libertà e quindi non va bene. Qualunque sia la ragione, ma non voglio fare discorsi complottisti, anzi, oggi mi ero ripromesso di dirvi che non bisognerebbe andare troppo a fondo con il complottismo, perché sappiamo che anche quello non ha una frequenza molto elevata. Tutto il filone del complottismo. Quindi va bene per chi si deve risvegliare, va bene per chi sta completamente addormentato e ha bisogno un attimo di prendere una secchiata di acqua gelata in faccia, però per noi non va più bene. Io presuppongo che voi abbiate letto il mio libro, oppure che siate venuti a uno dei nostri corsi. Per ora mi sembra che tutti i presenti, forse solo Tiziana Gianolli e Cristina Manole, che saluto, che credo, a parte loro due, mi sembra che siate tutti quanti già venuti ai nostri corsi e ci siamo conosciuti al vivo. Sicuramente Paolo Sergi, che conosco benissimo, Gaetano, figuriamoci. E quindi sto leggendo soltanto quelli che mi compaiono qui, però insomma ho letto già prima tutti gli altri nomi, ci siamo incontrati quasi con tutti. Quindi presuppongo che stiamo parlando di un livello di consapevolezza superiore, per cui sappiamo già molto bene che dove mettiamo il nostro focus, lì andiamo ad espandere quell'energia. Quindi è chiaro che se nel momento in cui andiamo a provare emozioni negative nei confronti del governo, nei confronti delle, non so, delle case farmaceutiche, delle banche, le banche c'entrano sempre qualcosa. Comunque, insomma, questo è un grande dispendio di energia. Allora, qual è il discorso? Poiché noi siamo sempre, noi dobbiamo essere sempre molto focalizzati
su qual è la soluzione al problema. Il problema, limitazione delle libertà. La soluzione qual è? Cioè bisogna andare a vedere qual è la causa energetica che produce questa nostra limitazione della libertà. In effetti, se ci pensiamo, è sempre stata una lotta per la libertà, la nostra vita, perché non avere tutti quanti i soldi, perché vogliamo sempre più soldi? Perché passiamo una vita, presto o tardi l'ha fatto chiunque di noi, passare una vita a rincorrere il denaro, a rincorrere il maggior profitto, eccetera. A parte sì, sicuramente il bisogno di sicurezza per poter comprare una casa, per queste cose qua. Ma fondamentalmente noi non cerchiamo il denaro in sé per sé, che sono oggetti di carta o di metallo, ma noi siamo sempre alla ricerca di una maggiore libertà. Noi con il denaro, noi vogliamo la libertà che il denaro ci può dare. Non vogliamo il pezzo di carta, perché onestamente, se io potessi non avere più banconote e monete, ma mi fate un bonifico al giorno di 1 milione di euro, sono contento uguale, anche se non ho le banconote e non ho le monete. Il discorso qual è? Noi vogliamo la libertà che ci può dare il denaro. Quindi, allora, poiché noi sappiamo, ecco, questo è il primo tassello del mosaico. Il secondo tassello del mosaico è che la realtà che manifestiamo è uno specchio di chi siamo dentro noi, non di quello che pensiamo, di quello che vorremmo, di quello che secondo noi è giusto. No, ma io sono convinto che noi dovremmo tutti essere più liberi, eccetera, eccetera. Avere più soldi tutti quanti. Sì, ok, le convinzioni e gli intenti sono bellissimi per tutti, nessuno è cattivo, nessuno è talmente stupido da volere la limitazione di libertà oppure volere la carenza di denaro, che come abbiamo visto sono due aspetti di una stessa cosa. Quindi che cos'è che bisogna andare realmente a vedere? Noi dobbiamo andare a vedere qual è la radice energetica, cioè quella cosa che fa parte del mondo che Platone de avrebbe definito iperuranio, il mondo delle idee. Quindi dobbiamo andare a vedere lì, nell'inconscio, cioè ciò a cui il nostro conscio non ha accesso, la nostra mente razionale non ha accesso a queste informazioni. Dobbiamo quindi andare a lavorare nel nostro inconscio. Lavorare nell'inconscio significa che magari noi siamo convinti di meritare tutti i soldi del mondo, però nell'inconscio magari c'è qualcosa che ci dice no, in realtà tu sei colpevole perché, non so, da piccolo hai fatto questo, questo e quest'altro, per cui ti devi punire. E questo senso di colpa, che può essere una ferita del bambino interiore, che può essere un evento, un trauma o una credenza che magari ci proviene dalla famiglia, insomma, ci sono mille origini di questo tipo di credenze, di questo tipo di energie, può capitare che noi, anzi, normalmente noi siamo guidati da questo tipo di energie. Cioè, voglio fare un ultimo esempio e poi passiamo a un punto successivo di questo discorso. Noi magari ci possiamo anche sforzare mentalmente di essere sempre focalizzati sul positivo, di essere sempre focalizzati sulle cose che sappiamo dovremmo essere focalizzati, ma con la mente razionale lo sforzo a un certo punto, la forza di volontà è forte, ma finché noi non molliamo la presa, ma poi ci sarà un momento in cui siamo stanchi e andiamo a dormire, per esempio, no? Quando andiamo a dormire, lì si riattiva tutto il nostro sistema inconscio automatico e quindi tutti gli automatismi ritorneranno a creare la realtà. Quindi quel mio grandissimo impegno, forza di volontà, lo posso far durare un giorno, anche due, tre, quattro, cinque, proprio già è difficilissimo, però diciamo anche diversi giorni, ma alla lunga ciò che crea la realtà, ciò che governerà la nostra vita, sono tutte quante le nostre energie inconsce. Quindi, aiutatemi un secondo perché non tengo scritto niente. Il secondo tassello, che è quello che ho appena detto, era il fatto che noi siamo guidati dal nostro inconscio. Quindi dobbiamo andare a vedere qual è l'origine, la radice energetica del problema che vogliamo andare ad affrontare. E il primo tassello non mi viene in mente, per cui se qualcuno di voi lo dirà, bene, altrimenti poi mi verrà in mente dopo perché ci dovrò tornare. Quindi noi dobbiamo mettere il focus sulle cose
non sul complottismo, ma su energie più alte. Dobbiamo sicuramente mantenere sempre il focus su ciò che desideriamo, perché poi parte della soluzione sarà quella di spostare il focus dal problema alla soluzione. Questo non lo so se non volevo parlarvene oggi, ma magari ve ne parlo quando faremo poi l'evento domenica 8 la mattina. Intanto saluto tutti quelli che stanno arrivando perché vedo che ci sono diverse persone, in particolare Cristina Manole o Manole. L'unica soluzione è proprio l'evoluzione. E anche ho letto anche un messaggio che è scritto dopo: saluti alla Romania, ma l'avrei dedotto lo stesso dalle doppie Z che sono tipiche dei romeni. Allora, intanto vedo che mi è scomparso. Ah, ok, no, 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 ok, no, mi vedete sempre in diretta. Ok. Ok, quindi il primo punto, come ringrazio Gaetana, che diceva la realtà, vogliamo la libertà che ci può portare il denaro e non il denaro stesso. Il secondo punto è che la realtà è lo specchio di chi siamo, come suggerisce giustamente Paolo Sergi. Ciao Gloria, che è mia madre. Claudia dice, il primo tassello che c'è, vogliamo soldi, vogliamo la libertà. Bravissima. Bravissimi. Allora, praticamente qual è il discorso? Che andiamo a combinare le due informazioni chiave che abbiamo detto fino a questo punto. Il discorso è che noi a livello conscio vogliamo i soldi, ma a livello inconscio vogliamo la libertà, da sempre. Adesso ci siamo trascinati questo problema nelle nostre vite, probabilmente, ma diciamo almeno in questa, fino a un punto in cui è proprio la libertà che viene messa in discussione, è proprio la libertà di poter camminare, di poter uscire di casa, di poter addirittura respirare ossigeno, perché respirare l'anidride carbonica la potete respirare, ma respirare l'ossigeno è diventato un lusso. Vabbè, sto esagerando chiaramente perché diciamo questa storia delle mascherine mi è mandata giù. Vabbè, ma comunque insomma, non voglio entrare neanche in questa polemica inutile. Perché per me, insomma, chi vuole portare le mascherine deve essere libero di farlo e sia benedetto. Però il discorso qual è? Che questa libertà di scegliere se metterla o no non c'è più, perché se non la metti vieni multato, va bene, si può sempre fare ricorso, ma comunque è una restrizione. Come sappiamo, la libertà una volta ceduta non si recupera più, come dall'11 settembre, non mi ricordo che anno. Che c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, ci hanno iniziato a fare una serie di restrizioni di libertà, per esempio tutti i controlli dei liquidi quando salgono si sale sugli aerei, quelli sono rimasti, tutte quante quelle cose. Vabbè, ma comunque, il discorso qual è? Bisogna riattivare lo spirito di libertà. In realtà la nostra prigionia che stiamo vivendo è una gabbia mentale, è una prigione senza sbarre, è la gabbia della mente, perché la mente è così, la mente ha bisogno di controllo, ha bisogno di controllare la realtà esterna, ha bisogno di controllare noi stessi, è un bisogno di controllo che è una delle forme di manifestazione dell'ego. Quindi, insomma, dobbiamo andare dobbiamo andare ad attivare lo spirito di libertà. Lo spirito di libertà, per poter uscire dalla gabbia mentale, lo spirito di libertà è qualcosa di cui ho parlato poco nella mia vita, con qualcuno, perché non è qualcosa a cui normalmente ci si pensi, però ci avevo pensato quando sono andato nei mesi che siamo stati dagli sciamani, il primo, credo il primo o il secondo mese che siamo stati lì in Brasile nella foresta. Non so se tutti quanti lo sapete, vabbè, magari lo dico per chi ci conosce di meno. Io e Anna Maria siamo stati diversi mesi dagli sciamani curanderi in Brasile, diciamo a guarirci tutta una serie di cose inconsce, anche a lavorare per poter apprendere, diciamo, le loro enormi capacità che hanno di lavorare con le energie. Per cui praticamente una volta c'è stata una serata in cui sono stati canalizzati quelli che si chiamano i Pretos Veios, che sono i vecchi saggi. E quindi durante quella serata io parlai con un Preto Veio e gli chiesi: ma come posso fare per attivare in me lo spirito di libertà? Io vorrei sviluppare il mio spirito di libertà. Credo che se ne fosse parlato quella sera stesso di libertà, per cui insomma andai a fare questa domanda. Ora precisamente non ricordo il motivo per cui feci questa domanda. Comunque, sta di fatto che quel ragazzo che canalizzava il Preto Veglio iniziò a indicarmi il cuore.
e mi spiegava che lo spirito di libertà si trova nel cuore. Quindi la vera libertà, lo vero spirito di libertà, la vera libertà consiste nel passare dalla mente al cuore. Ma non vorrei sempre dire la stessa cosa, ma per esempio anche il libro che ho scritto, A me arricchisci te stesso, è tutto su questo. Cioè, alla fine tutta la realtà ci sta portando sempre a chiederci di fare il passaggio da mente a cuore. Ora però siamo arrivati a un punto di non ritorno, cioè non è che abbiamo più tanto tempo per dire, vabbè, sì, questa cosa la farò. Cioè siamo arrivati a un punto in cui si fa o si fa o si fa. Cioè siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo anche sbrigarci, dobbiamo anche cercare di arrivare a un punto di un livello di massa critica tale per cui il cambiamento avvenga per tutti quanti, perché non basta più che siamo noi soltanto a fare il lavoro energetico, ok? Sì, va bene, c'è una grande fetta di persone che sono tutti quanti addormentate e non vogliono sapere niente di queste cose e va bene, leviamo mano. Ma questo lavoro per chi è aperto al lavoro su se stessi è fondamentale che lo facciamo in tanti. Ok, sì, sicuramente ognuno di noi proietta all'esterno il proprio mondo, per cui sarà un bene farlo anche soltanto per noi stessi. Però, secondo noi, vabbè, noi stiamo pensando, abbiamo pensato a questo percorso di tre dirette live più una diretta su Zoom che sarà domenica 8, finalizzato per aiutare a questo agevolare questo risveglio in quante più persone possibile. Quindi dobbiamo riuscire a fare come umanità questo salto quantico dalla mente al cuore, perché soltanto così possiamo uscire dalla gabbia della mente e possiamo riuscire ad attivare lo spirito di libertà, che è ciò che in questo momento sta urlando più fortemente nel nostro inconscio per dire vieni a liberarmi. Ok, io non so, datemi un feedback anche voi se vi risuona quello che sto dicendo, perché non vorrei che, cioè, vorrei capire se tutte queste cose che sto provando sulla mia pelle sono cose che provate anche voi oppure no. E intanto leggo anche un pochino di commenti che avete fatto e che mi sono perso. Ok, qui mi ricordavate ancora del tassello. Un abbraccio dalla Romania di Cristina. Sono tutti concetti mentali, chi lo decide se sei libero? Ok, sì, giustamente Sabina dice che possiamo decidere soltanto noi se siamo liberi, però giustamente finché siamo nella mente, la mente si sentirà, diciamo, la nostra anima si sentirà sempre ingabbiata. Nel momento in cui invece passiamo nel cuore, allora avviene questa liberazione. Quindi c'è un momento in cui effettivamente avviene una liberazione, non è soltanto una questione di decidere se lo siamo o no. Quello agirebbe a livello delle credenze e va bene, poi c'è anche un lavoro comunque energetico da fare. Poi dice Gaetana, siamo guidati dall'inconscio e manifestiamo la realtà dell'inconscio. Sì, mi ricorda quello che ho detto prima. Ah, nel 11 settembre 2001. Ora è evidente, dice Dana, ora è evidente ma non che prima fossimo liberi. Sì, è vero, anche questo. Allora, consideriamo che adesso siamo in una fase dell'evoluzione in cui salgono tutte quante le nostre ombre, le nostre paure, no? Quindi questa che tenevamo un pochino sopita, questa consapevolezza che non fossimo liberi, ce l'avevamo, ma cercavamo di negarla a noi stessi. Adesso non possiamo più negarla, adesso siamo costretti ad affrontare la nostra paura, volenti o nolenti. Sempre Dana, ho letto testimonianze di persone che hanno vissuto nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale e si sentivano liberi. Questo fa riflettere, mamma mia. Sì, purtroppo ci sono molte analogie con quei tempi là, purtroppo. Però io credo anche un'altra cosa, che se è vero che siamo nel periodo dell'Apocalisse, come molti dicono e come a me sembra verosimile, è vero anche che ci sarà un Armageddon e poi ci sarà l'età dell'oro. Quindi noi dobbiamo prepararci all'età dell'oro. E con questo, ecco, ora finisco questi commenti e vorrei anche concludere il mio intervento perché non voglio farlo troppo lungo. Già credo, voglio che passi solamente un concetto, che è quello che abbiamo detto prima, poi lo riassumiamo. Anzi, mi aiuterete voi a riassumerlo. Quindi, arca miseria, mi sono dimenticato che volevo dire sul finale. E va bene, non ve lo dirò più. Ok, ci sono analogie con la Seconda Guerra Mondiale, si sentivano liberi all'epoca.
vabbè, mi si è inceppato il neurone e quindi non posso arrivare alla conclusione che volevo arrivare. Va bene, ragazzi, comunque il concetto importante è quello che vi ho detto prima, ossia che lo spirito di volontà è quello, scusatemi, di libertà è quello che, a cui abbiamo sempre anelato. Ogni volta che abbiamo cercato di fare più incassi, di fare più guadagni, abbiamo rincorso il denaro in sé per sé, non era il denaro che volevamo, ma era la libertà. Diciamo, ciò che ci manifesta la realtà e ci sta spiegando, ci sta dando come lezione, ci sta dicendo, guarda che è arrivato il momento di liberarti dalla gabbia della mente, è arrivato il momento di passare dalla mente al cuore, ok? E questo è quello che noi dobbiamo andare a fare. La realtà ci sta parlando, ci sta dicendo che noi non siamo nel cuore, ma siamo troppo nella mente, e quindi da questa idea di fondo è nata tutto quanto il resto del progetto che abbiamo fatto stamattina io e Anna Maria. Quindi io mi auguro che voi possiate godervi al massimo queste brevi dirette live come questa qui, che spero sia stata intensa nonostante la brevità, e poi anche quelle di Anna Maria, e poi ci sarà il domenica mattina alle 11, l'8, faremo un'ora e mezza con una breve parte teorica mia, molto breve, sarà probabilmente una presentazione, e poi ci sarà la parte di Anna Maria, e poi faremo la riprogrammazione energetica del punto zero per l'attivazione dello spirito di libertà nel nostro cuore. Quindi io mi auguro che voi possiate aiutare tante persone a partecipare a questa diretta. Vi faccio questo appello: se lo sentite nel cuore di farlo, fatelo. Se avete dubbi o perplessità, non fatelo. Se però vi risuona tutto quello che vi ho detto in questa prima diretta, aiutateci. E come potete farlo? L'ho scritto nel. Non so se ve l'ho scritto. Ah no, non ve l'ho scritto, ve l'ho scritto. Ok, vi condivido questo link che dovrebbe essere uscito da qualche parte perché l'avevo impostato. Comunque lo metto anche qui nella chat. Ed è il link che potete condividere per far partecipare alle prossime dirette, anche altre persone. Assicuratevi di essere iscritti anche voi perché daremo sicuramente tutte le notifiche di ogni diretta che faremo ogni giorno in questa, diciamo, alla lista che è scritta a questa pagina. Però Paolo dice: sì, a me risuona che ora più che mai sia importante avere un proprio riferimento interiore nel cuore. Ottimo. Poi per attivare lo spirito di libertà dobbiamo passare dalla mente al cuore. Ok, grazie Gaetana, che oggi mi hai fatto proprio da segretaria, che tu e Claudia, per le cose che mi dimenticavo. Ok, bisogna sempre mantenere una frequenza alta, assolutamente, però su questo, se vuoi, posso dirti una cosina. È sempre il discorso che facevo sulla forza di volontà: tu puoi concentrarti tutto il tempo che vuoi sulle cose positive, ma se poi a livello inconscio delle energie che ti riportano su emozioni e pensieri negativi, quelli sono quelli che farai nella tua vita e che produrrai poi anche inconsciamente. Quindi comunque per mantenere la frequenza alta bisogna sempre lavorare a livello inconscio su se stessi. Ora, questa è una cosa che se non l'avete già iniziato a fare, iniziatela a fare subito. Gli strumenti non mancano, anche noi quelli che offriamo, ne offriamo tanti, c'è l'Energetic Club, ci sono tutte le riprogrammazioni di Anna Maria che anche trovate su YouTube. Insomma, c'è tanto materiale. Poi non so se conoscete, c'è anche tutta la pagina Ama e arricchisci te. Scusatemi, come si chiamava quell'evento che abbiamo fatto di recente? Io resto nel cuore. Andate su ricchezzavera.com/io resto nel cuore, lì ci sono non so quanti corsi gratuiti, tutti quanti trasformativi, cioè significa che c'è una parte in cui c'è la riprogrammazione energetica del punto zero. E quindi si può fare questa trasformazione a livello inconscio. Prendete l'abitudine a lavorare su voi stessi perché è una cosa che vi accompagnerà per tutta la vita. Io sono 20 anni che lavoro su me stesso e da quando ho conosciuto Anna Maria, non ve lo dico neanche con quale intensità, e continuo ad avere dinamiche sulle quali lavorare. È chiaro che, ecco, questa è un'ultima cosa, con questa chiudo, l'anima evolve in due modi. L'anima evolve attraverso la consapevolezza e attraverso la sofferenza. Ora, tutti quanti sanno evolvere attraverso la sofferenza, perché l'anima, se non vede che c'è consapevolezza, allora ti aiuta ad evolvere, con la sofferenza. Ora, se
vuoi continuare ad evolvere con la sofferenza, sei libero. Se vuoi iniziare a smettere di evolvere attraverso la sofferenza, allora sviluppa la consapevolezza. Ok? Quindi ricchezza vera è un progetto di consapevolezza. Quindi comunque noi quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 e passa anni di ricchezza vera, Energetic Coach, Energetic Club e diciamo in generale di Lakshmi House, è tutto a tua disposizione, c'è tanto. Ringrazio Paolo che ha messo pure il link di Io resto nel cuore. E quindi questa cosa di andare nel cuore è una cosa estremamente ricorrente, come starete notando da un annetto a questa parte. E già dai tempi vi ricordate della foresta amazzonica, qual era l'interpretazione del bruciare, di tutti quanti quegli incendi che c'erano in tutto il mondo? L'interpretazione era che c'è troppa attività mentale perché il fuoco è la mente. La mente, tutta quanta, le connessioni neuronali sono tutti quanti scambi elettrici, sono scariche elettriche, quindi l'elemento è il fuoco e il fuoco è quello che ha iniziato a distruggere tutte le varie selve, le varie foreste nel mondo. Quindi anche lì c'era un forte messaggio di andare dalla mente al cuore. Noi non abbiamo capito, non abbiamo voluto capire, abbiamo rimandato e siamo andati avanti e poi siamo arrivati anche a quest'altro livello di sofferenza. Quindi se vogliamo smettere di soffrire, dobbiamo imparare a scendere dalla mente al cuore. Io vi dico, ditelo agli altri se volete dirlo, se volete contribuire a raggiungere una massa critica più grande, però sicuramente vi dico, partecipate all'evento di domenica mattina perché sarà una trasformazione veramente importante e fondamentale che da un certo punto di vista, secondo me, dovrebbe anche avere un buon effetto sulle finanze per i motivi che vi ho detto all'inizio del training, quindi insomma, perlomeno questo lo vedremo perché in realtà quando fai un lavoro energetico poi devi osservare la realtà e vedere se l'hai trasformata come volevi oppure se c'è ancora da lavorare su quella stessa dinamica e lavori finché non vedi la realtà trasformata e plasmata come volevi tu. Questo è il modo di vivere da persone consapevoli, da creatori consapevoli della propria realtà. Io è questo precisamente che vi auguro, diventare un creatore consapevole della vostra realtà. Vi ringrazio tantissimo per questa mezz'ora passata insieme, che dovevano essere 10 minuti e un quarto d'ora, ma come vedete quando siamo insieme mi viene sempre una grandissima voglia di interagire, di darmi completamente. Quindi vi abbraccio veramente forte, forte con tutto il cuore, virtualmente. Spero di rivedervi perché adesso vi vedo solamente i vostri profili nella chat mentre commentate, ma con Zoom avremo una percezione molto più viva di ognuno dell'altro. Quindi adesso vi ripeto, prima di salutarci, gli appuntamenti. Quello di oggi, ok, è andato, era il primo appuntamento, poi c'è la prima diretta di Anna Maria Ghinette domani mattina alle 11 e sarà una diretta di preparazione, pre-trasformazione prima dell'evento di domenica. Poi domani che giorno è? Domani è mercoledì. Poi venerdì 6 novembre ci sarà l'altra diretta di Anna Maria di preparazione pre-trasformazione e poi il quarto passo è domenica 8 alle 11 faremo questo webinar su Zoom in cui ci saremo sia io che Anna Maria e quindi faremo insieme finalmente questa trasformazione, questa attivazione dello spirito di libertà nei nostri cuori. Io vi abbraccio nuovamente, vi ringrazio veramente di cuore per essere stati qui insieme a me e ci aggiorniamo per i prossimi giorni o via email. O se avete commenti, io comunque vi continuerò a rispondere in chat qui, in questa chat che vedo nella diretta, anche nel gruppo di Ricchezza Vera. Un abbraccione a tutti, ciao ragazzi!